Si è concluso questo evento molto partecipato, devo dire che abbiamo fatto il full, la sala Scalvini contiene un 170 persone, i posti erano tutti esauriti e c'era anche qualcuno in piedi e siamo molto soddisfatti perché ovviamente siamo andati a toccare un tema per il quale non viene mai fatta molta formazione né nelle associazioni né negli enti di soccorso, diciamo, pubblici o privati istituzionali. Quindi su questo tema c'è stata molta sensibilità da parte degli operatori, ci hanno fatto anche molte domande e credo che sia stato un bel successo e abbiamo portato all'attenzione di tutti che c'è bisogno di formazione. Questa formazione a noi soccorritori non viene fatta a priori, ce la paghiamo, ce la andiamo a cercare. Quindi chiediamo alle istituzioni, sempre più forte, il COES ha sempre fatto questo, una formazione specifica per gli autisti soccorritori con un attestato professionale. Siamo stati nell'ultimo anno alla conferenza Stato-Regioni a sensibilizzare anche questo organo per l'istituzione del profilo con il presidente Moreno Montanari e tutta l'equipe del COES Italia, del direttivo del COES Italia, e abbiamo sensibilizzato i sindacati nazionali. Siamo una delle poche, forse l'unica figura in sanità che non ha un profilo professionale. Lascio la parola un attimo a Montanari. Ma vedi, hai giustamente detto tu, la formazione è scarsa e siamo un po' abbandonati a noi stessi. Pur non avendo un profilo non vuol dire che noi non siamo importanti nel ruolo di equip del mezzo di soccorso. Il discorso è che non si può giocare con la vita degli altri e non si può pensare che un'equip sanitaria, un'equip di ambulanza debba improvvisare sulla scena dell'evento. Esatto. E quindi è giusto la formazione, è giusta una formazione a 360 gradi, perché comunque una vita persa o un errore è sempre perso a priori ed è quindi sbagliato pensare di essere superficiali nelle scene e negli scenari.